otterrete tutto ciò che avete intenzione di avere se siete convinti che è vostro, senza condizioni né riserve di sorta. La vostra legge è legge, è una legge soggetta ad attuazione incondizionata. La libertà di scelta, cioè la risolutezza da avere, è formata dall'energia di intenzione. Se i potenziali di importanza interna ed esterna risucchiano la parte più consistente d'energia, l'intenzione non avrà forza sufficiente. Per esercitare le priorità, occorre operare in modo consapevole e rendersi conto di dove va sprecata l'energia. Capire a che cosa viene attribuito eccessivo valore e capire quali possono essere le conseguenze di questa alterata valutazione. L'energia dei potenziali superflui si dissolve nell'azione. Proiettatevi nei pensieri la diapositiva del vostro fine e andate avanti tranquillamente per la vostra strada, in direzione del fine. Sarà questa la vostra azione. Interpretazione. Come fare per non avere paura? Bisogna trovare una soluzione di riserva. Come fare per non cadere in preda all'agitazione e all'ansia? Agire. I potenziali dell'agitazione e dell'ansia si disperdono nell'azione. Come fare per evitare di disperdersi in un clima di attesa e di desiderio? Rassegnarsi fin dall'inizio alla sconfitta e agire. Dissolvete il desiderio e le aspettative nell'azione. Come fare per rinunciare al proprio valore? Accettare il proprio valore come assioma, rinunciare alle azioni finalizzate all'aumento del proprio valore. Come fare per non farsi prendere dall'irritazione? Giocare con il pendolo, violando le regole del suo gioco, reagendo in modo imprevedibile, farete confondere il pendolo, gli farete perdere il ritmo che aveva imposto e lo lascerete con un pugno di mosche in mano. Come sbarazzarsi nel senso di colpa, smettendo di giustificarsi? Come superare le offese e il senso di indignazione? Bisogna smettere di lottare e cominciare a muoversi lungo la corrente delle varianti. Come fare se non si riesce a superare le offese e a sublimare il senso di indignazione? Bisogna semplicemente permettersi questa debolezza. Non costringetevi a vincere sempre. E infine, come non farsi piegare dal peso dei problemi? Ebbene, in questo caso, basterà attenersi al principio della coordinazione dell'intenzione. Quindi, invece che lottare contro i potenziali superflui, occorrerà muoversi nei limiti di un'intenzione ripulita del superfluo. L'azione si ripulisce nel processo di movimento.